Benvenuti a una nuova puntata di Apuglia Post qui su Apuglia Web TV e le piattaforme ad esse collegate come Ceglie Notizie. Oggi siamo con il geometra Domenico Biondi, qui da Calcio e Spazio Indefinito di Salvatore Nigro, e parleremo della nostra ceglie, di una ceglie diversa, di una ceglie che state scoprendo tu e un altro personaggio noto alla città che è il generale Domenico Strada, naturalmente. E noi vorremmo sapere questo da voi, pur essendo amici di vecchia data con il generale Strada, com'è nata questa curiosità da parte vostra nei confronti del nostro territorio? Allora, noi siamo amici con il generale Strada e abbiamo avuto la fortuna, diciamo, di avere avuto dei bravi padri, delle brave persone che ci hanno condotto durante la nostra infanzia alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio. Io ringrazio il mio professore Piccoli dell'epoca che con le sue foto ci mostrava, con i suoi giri ci mostrava un po' le amenità e le bellezze del nostro territorio che in quel periodo, erano gli anni 60, era ancora incontaminato. Ringrazio Don Michele Pastore, ringrazio Pietro Federico che come scout ci ha portati un po', diciamo, in giro nel territorio alla scoperta insieme al generale Domenico Strada, alla scoperta di quanto ora stiamo riscoprendo, quindi insieme a lui. Allora, lei è generale Strada, avete osservato il territorio Beh, messapico di tu Ceglie. sei proprio Va bene, sai, figuriamoci, allora diamoci del tu, caro Domenico. Poi tu sei anche tu anche. hai vissuto, no, il nostro periodo, quindi Poi sei un mi collega blogger, strafogo. quindi Ah, hai poi gestito un arriviamo blog anche per tanti a quello. anni. E dalle vostre osservazioni, che cosa è emerso? Allora, dalle nostre osservazioni sono emerse delle scoperte. Passeggiando nel centro storico, Domenico mi fece vedere delle cose, delle foto che mi incuriosirono, perché sull'architrave di una porta in via Pendinello c'erano delle scritte un po' particolari. Poi, girando un po' all'interno del centro storico, per le viuzze bianche del centro storico, abbiamo notato altri segni di epoche remote. Che cosa abbiamo, diciamo, dedotto? Ed era un qualcosa di abbastanza ovvio. Abbiamo dedotto che la ceglie medievale, la ceglie che è nata, diciamo, verso la prima metà del Medioevo, è stata costruita sulle pietre di un'antica città che era l'antica Caelia. Poi, forse il caso, non so, per motivi di lavoro, io sono salito su una terrazza e ho fatto una scoperta che, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, è abbastanza sconvolgente. Vi faccio vedere un po' l'immagine di ciò che ho visto, cosa ho trovato incastonato in un muro. Ecco qua, questo è il muro. E ci sono queste pietre. Queste pietre non sono pietre calcaree, sono pietre di un marmo greco che si chiama marmo Taxos. Questo lo so per certo perché sì, sono un geometra, però la mia tradizione è la marmeria, il marmo. Abbiamo vissuto nel marmo, quindi riconosco se è un marmo pregiato o meno. E queste cosiddette pietre, che poi abbiamo approfondito con il generale Strada, abbiamo visto un po' meglio, non sono altro che triglifi e metope, cioè sono i resti di un antico tempio. Queste pietre si trovano alla base del castello nato in epoca normanna, diciamo il bastione principale nato nel periodo normanno verso la fine del 200 e poi ampliato con i Sanseverini. Cosa hanno fatto? Hanno preso le pietre di questa antica civiltà e le hanno utilizzate per la realizzazione diciamo, di queste nuove opere, perché per l'epoca erano nuove opere. Ma non ci sono solo queste pietre, perché il generale Strada mi ha mandato pure delle foto e ha visto che nel nostro museo archeologico ci sono i segni di un altro tempio ancora, che in maniera un po', diciamo, grossolana non è stato ben descritto. Quindi,
c'è molto da vedere, molto da lavorarci sopra. In questo ci sta aiutando anche Antonio Conserva, che è qua con noi, che ci sta riempendo di foto di tutti gli angoli più nascosti, più remoti, di tutti gli scempi che abbiamo avuto nei periodi precedenti. Quindi è un qualcosa in itinere che dobbiamo proseguire a fare. Quindi c'è un riscontro veritiero in merito a queste vostre scoperte, cioè non sono state contestate, non hanno un'origine fantasiosa, non vi è stato contestato ciò. Se qualcuno mi viene a dimostrare che queste pietre sono pietre calcaree, sono pietre di ceglie, dirò che abbiamo preso un abbaglio, però questo è marmo Tassos, è un marmo che proviene da Atene. E quindi il tempio è stato realizzato in quel periodo. Poi le decorazioni, i disegni, i fregi e tutto il resto coincidono poi proprio con i tempi dorici, perché abbiamo proprio, e insieme al generale ci siamo divertiti un po' a dimensionarlo, perché i tempi greci e della Magna Grecia osservavano determinate proporzioni, quindi anche la misura delle metope ci danno le dimensioni del tempio, e il tempio dovrebbe essere di media consistenza, quindi il nostro territorio era centrale nella Messapia. C'era sicuramente Oria, che era il centro spirituale, però Celia non era da meno, anzi può darsi pure che fosse più importante rispetto a questo. Un'altra scoperta, un'altra cosa che stiamo approfondendo, la sta approfondendo di più lui, è il discorso di una zecca che esisteva a Ceglie, quindi le monete che sono un po' sparse nei vari musei mondiali ingiustamente sono identificati come ci fosse una provenienza da Ceglie del Campo. Domenico Strada riesce a dimostrare che questa è stata un'appropriazione indebita ottocentesca, perché ci sono state delle persone un po' più svelte rispetto alle persone del nostro territorio che si sono attribuite la scoperta. Queste monete sono sicuramente di una zecca che esisteva nel territorio di Celle. Domenico poi ne ha comprata pure una, quindi appena torna dagli Stati Uniti, dove sta temporaneamente, parleremo anche di questo, delle monete messapiche. Quindi il periodo di massimo splendore della città di Celia Messapica non c'è stato solo con la fondazione di Messapi, ma lei pensa che sia stato anche in epoca greca? Il periodo magno greco è successivo al periodo messapico, quindi il V-VI, non è che una civiltà sparisce e poi ne arriva un'altra, ci sono delle cose. Io credo che ci sia stato un periodo messapico di splendore che coincideva con lo stesso periodo della Magna Grecia, cioè conviveva. Noi poi abbiamo altre tracce molto importanti del periodo greco, della Magna Grecia, e le abbiamo a Pezza Petrosa, che è la Castelli. La Castelli in effetti è sempre Celle, e là c'è un sito archeologico da scoprire, perché hanno scavato solo l'1% del territorio. A mio avviso, in base alle ricerche, dovrebbero esserci collegamenti con l'antica Rubia, e quindi era tutto, un periodo di massimo splendore, era tutto legato al periodo messapico e magno greco, che era più o meno coevo, era dello stesso periodo. Quindi abbiamo avuto tre periodi importanti, che sono quello messapico, quello greco e quello medievale. No, io credo che quello messapico abbia convissuto con quello magno greco, però tutto questo non sono un esperto, dobbiamo riuscire a capire meglio, ci stiamo organizzando per fare un convegno a certi livelli dove ci faremo venire persone che si confronteranno su questo dilemma, questa teoria, no? Sapere se il rapporto tra la Messapia e la Magna Grecia di Taranto. Quindi lei ha detto che in queste vostre ricerche vi sta aiutando Antonio Conserva, ma io non posso dimenticare che in questa intervista mi stanno aiutando il mio tecnico audio, che è Stefano Nacci, e il tecnico video, che è Gianluca Ciraci, che ringraziamo.
Quindi voi avete dedotto che nel corso di questi anni, inconsapevolmente anche, è stato compiuto uno scempio nei confronti del territorio? Perché inconsapevolmente? Perché io penso che qualcuno anche inconsapevolmente abbia distrutto ad esempio delle specchie perché non sapendo che quella era una specchia, oppure l'ha voluto, o è stato voluto quella cosa. Cioè, dobbiamo fare, c'è da dire e da parlare molto. Allora, questo fa parte, io... Hai parlato del blog, hai parlato del diavoletto, tutto il resto, l'avevo già denunciato prima e ho tentato pure di sensibilizzare, ma invano. Per esempio c'era un muro, che è il muro del diavolo, si chiama, un muraglione grandissimo, importantissimo, non misterioso anche. Ebbene, era evidentissimo che persone senza scrupoli hanno distrutto in maniera scientifica chilometri di muri messapici senza alcun, senza, non hanno avuto nessun problema con la legge, assolutamente no. Questo, diciamo, il discorso del coso archeologico. Se poi parliamo di scempio del territorio, dobbiamo solo metterci le mani nei capelli e dire che fortuna che abbiamo avuto, che abbiamo cegli ancora, diciamo, in piedi, perché nel periodo non della seconda guerra mondiale, che di fatto non ci ha toccati, non è successo nulla da noi tranne l'esplosione di una polveriera, ma il periodo degli anni 50, specialmente gli anni 60, abbiamo avuto una specie di bombardamento, nel senso che per l'incuria di questi amministratori, cioè pseudo amministratori, ci fu il crollo della chiesa di San Domenico, e c'è stata la distruzione di una porzione del centro storico, cioè tutte le case completamente, invece di risanare tutto il resto, si andò con la ruota e si demolirono per motivi di igiene. Poi dovevano fare l'ospedale, allora pensavano bene e dissero: vabbè, allora dove lo andiamo a fare? Lo andiamo a fare dove c'è la più bella chiesa di Cieli. Quindi c'era la chiesa dei Cappuccini, invece di farla al lato, di ampliare l'esistenza, dice: no, buttiamola a terra. Quindi vanno a demolire il tutto per andare a fare uno sgorbio, una scatola di cartone che è, diciamo, questa è la nostra Cieli, purtroppo. Senta, ultimamente vengono valorizzate molto le grotte del territorio. Architettonicamente c'è una Cieli sotterranea da scoprire? Diciamo, su questo è più esperto Antonio. Io, il discorso delle grotte, diciamo, so qualcosa, sono andato pure in qualche grotta e tutto il resto, però diciamo non sono il massimo esperto in questo, quindi io direi che magari ci aggiorniamo. Però c'è una Cieli sotterranea, ci sono un sacco di frantoi ipogei, ci sono tante cose da scoprire. Abbiamo la grotta di San Michele, che potrebbe essere anche un riferimento, potuto essere stato un riferimento anche per i templari, il nome stesso da Michele Arcangelo è sinonimo di, diciamo, di un cammino dei templari. E c'è molto da parlare, diciamo, questa intervista non credo quanto potrà durare per sviscerare il tutto, diciamo che è una base di partenza. Tu queste scoperte le hai lanciate su un social importante che è TikTok. Come social ha avuto una cassa di risonanza, appunto, importantissima per far emergere questi tesori? Caspita, sono arrivate 6.000 visualizzazioni in pochissimo tempo, senza, mettendo degli hashtag minimi e tutto il resto, e quindi lo ritengo un ottimo social. Io effettivamente diffido molto di tutte le forme di comunicazione legate ai social, perché di fatto non danno la possibilità di dire ciò che vuoi. In questo caso, diciamo, stiamo parlando di storie e tutto il resto, e magari ti lasciano esprimere, però normalmente io non mi aspettavo una cosa del genere, invece c'è stato un ottimo riscontro, e ritengo che per poter comunicare bisogna continuare a utilizzare non solo TikTok. Io utilizzo, c'ho anche un canale Telegram dove ci metto un po' di riferimenti a Cieli e tutto il resto. Bisogna raggiungere un pubblico specifico, un pubblico che un'utenza che vuole conoscere il nostro territorio, e questo pubblico esiste perché il nostro territorio fortunatamente in questo periodo è stato scoperto ed è fruito da persone che hanno, diciamo,
una sensibilità, una cultura rispetto al nostro territorio e un amore rispetto al nostro territorio molto, ma molto superiore rispetto a quello che abbiamo noi. I nostri padri, i nostri amministratori hanno distrutto, queste persone stanno investendo e stanno ricostruendo con amore ciò che noi non apprezzavamo, no? Quindi la casetta è diventato trullo e si fanno finalmente i muri a secco mentre noi ci mettevamo un po' di cemento, due blocchetti, e si ha rispetto per il tipo di piatta e tutto il resto, quindi abbiamo speranza e questo tipo di piattaforma, questo tipo di comunicazione sarà quello che secondo me darà la possibilità, se vogliamo, di far prendere il volo a questo territorio finalmente dopo un bel po'. Grazie all'aiuto, sì, ci volete aiutare voi come televisione e chiunque, diciamo, abbia interesse al che, diciamo, ci facciamo conoscere in tutto il mondo, perché il nostro territorio è apprezzato da tutto il mondo. Ci sono delle caratteristiche molto, ma molto particolari che non esistono in nessun'altra parte del mondo. Sembra strano, ma è così. Ve lo posso dire per esperienza, perché tutte le persone che conosco dall'estero, bene o male, sono avendo a che fare con un bel po' di gente, mi dicono tutti la stessa cosa. Quali sono le prossime avventure di James Beyond e di Jen Road? Le prossime avventure ve le ho già dette, quindi siamo avanti. C'è una cosa che è molto particolare, che fa parte, diciamo, diventa quasi esoterica, però ci sono dei segni nel terreno, li ho fatti vedere a Antonio e tutto il resto, che si sviluppano su chilometri. È un qualcosa che scopriremo. Sarà abbastanza interessante. Ci terrà informati. Sì, come no. Noi ringraziamo il geometra Biondi per questa intervista, per le scoperte che, di cui ci ha reso partecipi, e ringraziamo tutti gli spettatori di Apulia Web TV e delle tutte le piattaforme ad esse collegate, come c'è di notizie. Buona serata a tutti. Buona serata.